Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miei iscritti più di tutti. Bentornati sul GIOMERCADISPO. Io sono GIOVISPO e sono qui con questo video, con questa nuova serie che si tratta per la conquista della FIFA Interactive World Cup, anche se la vedo difficilissima, almeno voglio provarci e voglio portare sul tubo i miei risultati con queste partite. Allora, la FIFA Interactive World Cup in pratica sono, non so di preciso ancora perché non sono arrivate le fasi finali, in sostanza devo fare 90 partite e cercare di ottenere maggior numero di punti da queste partite per poter accedere in seguito anche ad altre fasi finali. Sono diverse stagioni, a quanto ho capito, non sono soltanto una. Mi sa che in varie stagioni bisognerà aggiudicarsi più punti possibili per poter accedere naturalmente alla fase finale. Mi sa chi vince. Allora leggo subito: chi vince la FIFA Interactive World Cup avrà la possibilità di vincere 20.000 dollari e un viaggio per la cerimonia di consegna del pallone d'oro FIFA. Per poter giocare bisogna registrarsi attraverso le modalità online. Io sono su PlayStation 3, quindi la modalità online su PlayStation 3. Per poter giocare bisogna rispettare il regolamento e bisogna rispettare gli avversari. In questa modalità si sfidano milioni di giocatori di FIFA 15 in tutto il mondo. È un'opportunità che viene data a tutti, anche mi sa sugli utenti Xbox, sugli utenti PlayStation 4, sugli utenti Xbox One, se non erro, correggetemi se sbaglio, per poter provare a vincere questa competizione. In questo torneo, allora, in questo torneo ci saranno tutte le squadre che ci sono su FIFA 15, però tutte le squadre, in tutti i giocatori avranno tutti 85 di overall. E avranno per la maggior parte tutte le stesse statistiche. Infatti, i due difensori centrali titolari avranno le stesse statistiche. I due terzini, terzino destro titolare, ad esempio, stesse statistiche. Così come gli attaccanti, eccetera, eccetera. In sostanza, saranno giocatori uguali per tutti. Naturalmente varierà qua, per esempio, per gli attaccanti varierà qualche cosa in base al tipo di attaccante. Per esempio, però non avremo Cristiano Ronaldo con 93 di velocità, non avremo Messi con 93 di velocità. Questa è una cosa buona, soprattutto per chi ama giocare con passaggi, con 1-2, dribbling, e non per chi usa il bug, tra virgolette, di questo FIFA, ovvero il bug di accelerare come un razzo e seminare tutti gli avversari. Bisognerà giocare di astuzia. Ah, e in questa modalità tutti i giocatori avranno 3 mosse abilità, non 4, non 2, non 5, ma 3. Ho visto Neymar ad esempio aveva 3 mosse abilità e 5 piede deboli. Il piede debole rimane sempre quello. Poi non so per il portiere, per i difensori quante mosse abilità abbiano, non ho controllato. Però secondo me questa è una modalità per chi ama giocare a FIFA nel modo classico, cioè non classico, nel modo pulito, senza avere un avversario che è avvantaggiato. Per esempio, io una squadra cessa, incontro un avversario che ha una squadra fortissima con Ronaldo, Messi. In questa modalità, anche se voi avete per esempio il più cesso di FIFA, anche egli avrà 85 di overall e potrete battere tranquillamente un Messi da 85 di overall. Cioè, l'equilibrità, se si può dire, questa modalità è la padrona. Quindi ho deciso di intraprendere questo torneo. Spero che seguiate le mie partite. Spero che seguiate questi video. Dunque, se volete che cambi squadra, il Barcellona mi sono trovato benissimo perché già ci ho giocato 3 partite e ho anche registrato le prime 2 partite che state per vedere. Non vi ho portato l'audio in live perché avevo sbagliato il microfono. Posso mettere quello buono, mi ho messo quello un po' che si sentiva un po' maluccio, quindi purtroppo non sto facendo in live il commento e tutto, se no l'avreste sentito direttamente in live. Dunque, se anche voi avete intenzione di fare questo torneo, naturalmente si trova nella home page di FIFA 15,
Basta che andate online e stai a FIFA Interactive e World Cup, è semplicissimo. Bisogna fare qualche cosa, mi sa che bisogna registrarsi su... Vabbè, si registra su PlayStation 3 naturalmente, vabbè. Comunque, ho scelto il Barcellona, il primo avversario di oggi è il Real Madrid, naturalmente, tutti pari siamo. Partita che inizia e il Real Madrid l'ha battuta. Qui c'è una cavolata di Casillas, il difensore spazio di testa, Iniesta, la recupera con il sinistro, rompe il primo, fa il primo gol in sostanza, qua il portiere, non so cosa stava facendo, boh. Se ne voleva andare a fare una passeggiata a palla al piede, ma Pedro segna. Qua c'è questo calcio di rigore assegnato a Luis Suarez, è stato espulso uno del Real Madrid, Luis Suarez piega le gambe di Casillas e l'infida per un 3-0, poi in seguito anche un mio giocatore è stato espulso e Suarez segna ancora. Qua Messi altruista la passa a Pedro che realizza una doppietta all'80esimo. Arriva anche un po' di gloria per Mathieu con la sua capocciata. Davvero Mathieu e Piqué sono difensori centrali buoni, molto buoni. Miss Messi è il realizzatore di quest'altro gol, un altro gol, un seguente, 8-0, davvero distrutto l'avversario. Tantissimi gol in questa prima partita, due espulsioni, molto molto bene. Otteniamo i 3 punti, si parte dalla divisione 5, lo vuol dire che ogni divisione bisognerà ottenere salvezza, promozione e titolo, come nella modalità. La seconda partita è contro il Manchester United e il primo gol arriva subito con un colpo di testa di Luis Suarez. Veramente Suarez 85 sembra veramente fortissimo, poi arriva un calcio di punizione di Lionel Messi, mamma mia, questo è un bellissimo gol. È vero che era molto vicino, però siccome ho messo 85, nonostante abbia 85, è riuscito a fare davvero un bellissimo gol. Suarez è altruista anche questa volta e segna Iniesta di testa. Suarez ancora fa tutto lui, Suarez, gol, assist a non finire. Messi di testa, ancora Messi, la pulce atomica, veramente super atomica. L'unico gol arriva per una mia distrazione con Guamata. Dunque ragazzi, l'episodio si conclude qui. Spero che queste prime due partite vi siano piaciute. Se vi è piaciuto, naturalmente, continuate a seguirmi. E ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Naturalmente like, commento e condivisione. Ciao a tutti!